Venditalia 2022 continua. Siamo allo stand di Coffeina, un brand della Joe Breck SRL. Siamo qui con il suo amministratore delegato Gianni Fiorito. Gianni, buongiorno e benvenuto dinanzi ai microfoni di Vending TV. Buongiorno a tutti, grazie per la tua visita. Allora, spieghiamo in pochi minuti che cos'è Coffeina. Coffeina nasce da un'idea dovuta al momento attuale economico. Abbiamo pensato di proporre al pubblico un prodotto di una fascia medio-bassa con una qualità importante. Abbiamo pensato di sacrificare i nostri margini per penetrare un mercato che secondo noi è penetrabile, perché andiamo a confrontarci con dei marchi con un fatturato importante in questo tipo di fascia di mercato, ma con dei marchi non molto sentiti e curati. Noi pensiamo, attraverso gli eventi che stiamo mettendo in piedi, abbiamo fatto una fiera a Madrid di IFEMA a febbraio, stiamo partecipando oggi a Venditalia, abbiamo in mente di sponsor, per esempio il 24 saremo a Napoli per la partita del cuore, quindi stiamo facendo una serie di manifestazioni, partecipando a una serie di manifestazioni per far conoscere il brand. Sul prodotto siamo certi di quello che proponiamo al pubblico, perché è un prodotto di una qualità ottima, devo dire, e sta rispondendo anche abbastanza bene. Abbiamo avuto degli ottimi risultati in Spagna, stiamo avendo dei buoni riscontri a Venditalia e speriamo di continuare su questa strada. Giovanni, voi avete nel vostro pacchetto, ovvero nell'offerta alla vostra clientela, solo ed esclusivamente caffè? Abbiamo ovviamente il caffè con tutti i sistemi. Ci stiamo, in questo momento stiamo proponendo dei solubili nei sistemi dolce gusto, Nespresso e a modo mio, che va dall'orzo al cortado, alle bevande attuali come mojito, coca ed altri tipi di bevande, quelle che in effetti si stanno proponendo in questo momento perché il mercato dei giovani lo richiede. Quindi abbiamo una gamma non ampissima, perché non ci piace a noi non piace la confusione. Cerchiamo di individuare i prodotti di maggior rotazione e fare un focus su questi prodotti per proporli con una certa caratteristica, con un certo packaging anche molto carino. Speriamo che la nostra strategia sia quella giusta, secondo il nostro modo di vedere e in funzione dei risultati che ci sta dando, siamo ben fiduciosi. Giovanni, voi servite solo un pubblico locale oppure multiregionale, multizonale, nazionale? Ti dirò di più, noi abbiamo fatto la fiera a Madrid perché, oltre al mercato locale, quale stiamo cercando di presidiare, ma è molto difficile perché, essendo una realtà campana, sappiamo tutti che livello di intasamento c'è in questo tipo di settore. E attraverso dei contatti miei antichi di qualche tempo fa, stiamo cercando di sviluppare il prodotto sia in Lombardia che in Emilia-Romagna che in Sicilia. Abbiamo dei vari appuntamenti presi con ex colleghi, stiamo ragionando su questa cosa, se c'è la possibilità di espandere in questo senso. A noi piace molto il mercato spagnolo, abbiamo avuto dei riscontri in Spagna, siamo in contatto con alcuni distributori. Chiaramente gli eventi attuali non ci aiutano molto, perché diciamo, da parte dei distributori spagnoli oppure di un altro tipo di nazionalità, in questo momento penso che siano un po' in attesa rispetto agli ultimi eventi che tutti conosciamo, per cui c'è un momento di stasi, ma intanto stiamo ragionando, abbiamo preso dei contatti e speriamo che riusciamo a formalizzarli, perché ci interessa parecchio il mercato estero. E allora, per chiunque desideri entrare in contatto con voi, assaggiare i vostri prodotti, avere maggiori informazioni e chissà iniziare a tessere una relazione commerciale con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere? Allora, è molto semplice, noi abbiamo due siti, uno si chiama coffeina.it, che si rivolge al consumatore finale,
Poi abbiamo un altro sito e-commerce che si chiama Joybreak SR, cioè joybreak.it, e stiamo facendo un sito di internalizzazione del prodotto. Ci rivolgeremo ai vari mercati esteri attraverso un sito che si chiamerà coffeina.eu. Quindi abbiamo tre portali ai quali riusciamo a fare riferimento a qualsiasi tipo di cliente, sia cliente finale che rivenditore. Questi sono i nostri mezzi. E allora, su uno qualunque dei tre siti basterà entrare nell'area contatti per poter riuscire a entrare in contatto con esattamente voi. Sì. Molto più semplicemente. Gianni, grazie, è lieto di averti dato il là per poter stare su Vending TV per la prima volta. Grazie. Sono lieto io che tu mi hai dato la possibilità di stare di diventare partner di Vending TV, che ho sempre ammirato, lo sai, ci conosciamo da tempo, perché ho sempre apprezzato il tuo lavoro. Complimenti per il tuo lavoro e sono felice di far parte della squadra. Grazie Giovanni, non andate via perché le nostre interviste continuano, sono tante, tantissime le novità presentate qui a Venditalia 2022, iniziamo a essere un tantino stanchi, ma vale la pena continuare per scoprirle insieme a voi per poterle poi proporre al mercato della distribuzione automatica.